Abbiamo lavorato molto bene, almeno per quelli che ci sono, ho lavorato molto bene. Stiamo recuperando quelli che stanno fuori, però comunque rimangono fuori i soliti noti. Per quanto riguarda la condizione della squadra, a distanza di 2 settimane, da una parte è bello perché hai lavorato, qualcuno ha preso condizione, dall'altra hai perso, rischi di perdere magari il ritmo, visto come stavano andando le cose. Poi per il resto tutto nell'ordine delle idee. Questa sosta ha aiutato chi magari poteva essere più indietro sulla condizione, loro sono tra quelli che la stanno migliorando. Maxi è sicuramente molto più indietro, però come vi ho detto ha delle qualità talmente importanti che è difficile non considerarlo. Vido da quando sta al 100% per quel problemino che ha avuto, sta migliorando proprio visibilmente la sua condizione fisica e anche l'affiatamento con la squadra, che è molto importante. Marrone potrebbe essere sicuramente considerato. Dietro abbiamo perso Cuomo, ha preso una botta ed era uscito per questo a Spezia, non ha recuperato e quindi ci potrebbe essere o lui o Bellodi. È una partita, ripeto, che dentro di sé ci sono delle idee, molte idee, c'è un'identità ben precisa sia da una parte che dall'altra, poi ci sono le individualità e secondo me, ripeto, domani le individualità possono fare veramente la differenza, non soltanto gli episodi. Quindi vincere i duelli, avere questa capacità sia in una fase che nell'altra di fare le cose in un certo modo può portare da una parte o dall'altra anche il risultato. Beh, loro come noi non parlavo di identità, non la cambiano, lavorano così. Buchi lavorava già così l'anno scorso, ha un'identità precisa, un'ottima identità. Da quello che leggo, sinceramente non mi trovo d'accordo su quello che è stato scritto. A vedere le partite mi sembra già una squadra che ha un'ottima convinzione e ottime conoscenze su quello che fanno in campo. Quindi se si parla di idee e di individualità è una partita tosta, tosta, veramente tosta, bella ma tosta. Ma vabbè, ne parlo dopo la partita, così prendo qualche giustificazione. No, al di là di questo, se la mia squadra fa le cose che deve fare, problemi non ci sono. Si può perdere, si può vincere.